Bella ragazzi, benvenuti in questo, nel primo e nel vero opening pack. Altro che gli opening pack su FIFA, gli opening pack su Clash Royale. Gli opening pack, ragazzi, sono nati così e io volevo riproporveli perché comunque gli opening pack sono sempre belli, ma sono nati tantissimi anni fa, poi comunque la gente li hanno fatti evolvere in altri tipi. Oggi apriremo dei pacchetti, li ho lì. E di che pacchetti stiamo parlando? Non sono Yu-Gi-Oh, non sono Magic, non sono Pokémon, anche se adesso è esplosa di nuovo la moda dei Pokémon. Non dico che mi dispiace, però di cosa stiamo parlando? Apriremo dei pacchetti di Card Fight Vanguard. Allora, abbiamo i pacchetti, cioè i primi che sono usciti in Italia, che sono questi, che si chiama Discesa del Re dei Cavalieri. E la nuova espansione, che sono questi qui, che si chiama Assalto delle Anime Drago. Abbiamo pochi pacchetti di questi blu, per comunque l'espansione vecchia, e un po' più di questi qui rossi. Adesso mi metterò in posizione e cominceremo subito a aprire i pacchetti. Ragazzi, eccoci qui, sono qui sul letto perché non sapevo veramente come fare. E allora, oggi apriremo 4 pacchetti di come cazzo si chiama, ecco, Discesa del Cavaliere, e vi dico, regà, i nostri 4 pacchetti li mettiamo un attimo là e apriremo 16 pacchetti della nuova espansione. Io vi dico, regà, per procurarmi queste bustine e aspettare ad aprirle, perché ve lo giuro, sono quasi 3 settimane che ho queste bustine e non le avevo aperte perché volevo aspettare di fare il video. Ci ho messo tantissimo a procurarmele, perché comunque non è che le prendo tutte insieme, ne prendevo magari uno, due, tre e poi me le mettevo tutte insieme. E perché ho preso solamente 4 della prima espansione? Perché dai, qua, cioè, probabilmente ne ho già un sacco della prima espansione. Della prima espansione, della prima serie, e poi dell'espansione penso di averne prese, ne ho prese poche, che non vi ho fatto vedere l'opening. Se volete, prossimamente vi farò vedere il mio mazzo e vi spiegherò anche, anzi i miei 2 mazzi, e vi spiegherò anche come funzionano le regole, anche se bene o male non le ho capite benissimo neanche io, però mi informerò meglio e poi ve le farò vedere. Voi ditemelo, scrivetemelo sotto con un commento, arriviamo a 25 like, stavo dicendo 25.000, forse sono un po' troppi, 25 like e vi porterò subito questo video. Allora, cominciamo, queste le lasciamo, madonna, guardate quante sono, queste le lasciamo per dopo e cominciamo con la prima serie. Prima bustina, cerchiamo di velocizzarci un po' perché non so quanto durerà sto video, ma... Allora, l'ultima carta è una di quelle un pochino più rare, però cominciamo con il nome, regà, è un casino, Shoul, annunciatore di ceppa di minchia. Poi abbiamo Mangia Sogni, ok. Poi abbiamo Clara Ragazza dell'Anello, bene. La Tartaruga, adesso ve le dico un po' così, perché sennò se devo dirvele tutte è un bordello. Tartaruga e voilà, ragazzi! Guardate, questa è una rara, guardate che figata, e la mettiamo qui vicino, almeno così mettiamo tutte le rare da una parte. Secondo pacchetto, e cominciamo con il cane, mi sta attualmente sul cazzo, anche se vi spoilero, è nel mio deck. Poi abbiamo sta qui, che è 1-0. La gatta, il coso strano, voilà, un grandissimo Commodoro Blue Blood, guardate, anche questa è rara. Allora, andiamo avanti, fino adesso abbiamo trovato solamente 2 rare, e non mi piace tanto perché avrei voluto magari trovare anche o una triple rare o anche una super rare. Andiamo, abbiamo questo che non so che cazzo sia. Questo non so che cazzo sia, questo c'è già nel deck standard, quindi ok. Questi, raga, questi sono i Gran Blu, questi ragazzi spaccano i culi, secondo me più avanti spaccheranno veramente. E
Un'altra rara, questa è fighissima. Cioè, guardate che bella. Adesso avvicino. Madonna, fighissima. Fino adesso tutte veramente solamente rare. Che sfortuna che abbiamo avuto. Oddio, ho dato una botta alla telecamera. Abbiamo lui che di questi ne avrò 86.000, perché già te ne danno 4 nel deck principale. Poi questo che già ce l'ho. Questo non ce l'ho. Gemini. Ok. Lei, mo l'abbiamo trovata. E voilà, questo spacca, raga. È un 10.000 di livello 3 raro. Sono bellissime le rare, guardate come sono state brillate, come si dice, vabbè, come sono state brillantinate. Fino adesso in questi quattro pacchetti abbiamo trovato queste quattro rare. Belle, ma comunque poteva esserci qualcosa di meglio. Queste sono tutte le carte che abbiamo trovato, che non so se sono forti o meno, perché qualcuna sì la conosco, altre no. E cominciamo con il super opening pack della prima, com'è che si dice? Espansione. Apriti, apriti, eccolo aperto, non riuscivo. Allora, voilà, Panzerbufera. Mazza, questo deve spaccare. Speriamo. Bello lupo, lupo d'argento. Questo è bello, raga, guardate. Andiamo avanti. Questo qui che è colui che fissa la verità, perché non sa che cosa fare. Lei è una ragazzina e un'altra rara, raga. Questo è un drago. Drago nucleo ardente. Non male, non male sto draghetto. Draghetto, insomma. Andiamo, secondo pacchetto. Per la... Oddio! Prima espansione, non riuscivo. E ammetto che veramente mi aspettavo qualcosina in più. Apriamo, abbiamo lei che si chiama Pixie, poi abbiamo un Ciclope Blitz, abbiamo lui che allarme d'emergenza si chiama, Spirito Samurai, carino, carino, guardate. E... Voilà, un'altra rara, ma fai fortuna abbiamo. Mettiamo, adesso voglio fare così, raga, mettiamo qui tutte le carte comuni e qua ci mettiamo tutte le rare e poi, vabbè, posizioneremo se troviamo anche le doppie rare o le triple rare e non dico più le super rare perché tanto non le troveremo, visto che guardate che culo che abbiamo trovato, solamente delle grandissime rare. Che non è che mi lamento, però potevamo trovare qualcosa di meglio. Cannone Gear, poi Ombra Malvagia, poi Lince Allegra, la Cincia Allegra, e Nerf, no, Neft, scusate, e un'altra rara, una scimmia che mi pare che già ce l'ho anche. Se volete, ragazze, facciamo così, se arriviamo a 15 like per questo, se arriviamo a 15 like vi faccio vedere tutte le carte rare, ultra rare, special che ho. Se poi, come vi ho detto prima, arriviamo a 25, vi faccio vedere il mio deck con il mondo, perché comunque devo ammettere che il mio deck non è male. Io infatti vi consiglio, se dovete prendere queste carte, di prenderle adesso, perché non costano tantissimo. Figo questo, spadaccino scheletro. Non costano tantissimo, e poi comunque le carte, lo sapete, della prima stampa, sì, della prima stampa, comunque le prime che escono sono sempre le più forti, perché poi cominciano a bannarle. Ecco, ragazzi! Double Rare, doppia rara, giovane cavaliere del Pegaso. Cazzo, raga, questo spacca, guardate. Non so se mette a fuoco bene, però spacca. Andiamo avanti. Non so ancora quanto me ne manca, non ho tenuto il conto. Abbiamo Joker del Silenzio, guardiamo Joker. Carino. Poi, già ce l'ho, si chiama Berger Cavaliere Drago, un uccello, distruttore sonico e un'altra rara che si chiama Skypero Drago Alato. Anzi, questa che l'abbiamo trovata prima la mettiamo qui perché è doppia rara. E
Fino adesso abbiamo trovato solamente un sacco di rare, neanche una triple rare. Io voglio una triple rare e voglio una speciale. Porca miseria, non riesco ad aprire sto pacchetto. Lo apriamo dal culo. Lo so che non è bello dire così, però dobbiamo aprire il pacchetto. Ecco, abbiamo di nuovo lui. Anche questi ne ho un sacco. Spirito Cavaliere, bello. Prototipo MLS, di nuovo la Lince Allegra e un'altra rara dei fratelli Aculei, che è il clan, come vedete qua sotto, non so se si vede mai questo, fratelli Aculei, carino, si chiama allenatore meccanico, cioè non sembra male, però vi dico, non ho il deck Aculeo, quindi non mi serve. Allora, andiamo avanti. Madonna, ci sto mettendo una vita solo a aprire le buste. Di nuovo il loop, adesso faccio un po' più veloce. Fantasma nero, uccello, spirito cavaliere e un'altra rara. Che palle. Com'è che si chiama? Baron Grande Saggio. Niente, anche lui inutile. Andiamo avanti. Quanti ne mancano, regà? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora 10 pacchetti. Ne abbiamo perduti solo 6. Vabbè, quanto pare. Andiamo avanti. Lui ce l'ho. Niente, niente, niente. Anche questa però è una rara, non vi preoccupate. Col culo che ho io trovo tutti rari. Rari. Triangolo delle Bermuda. Ecco, una rara. Una rara di livello 0, però... Allora, andiamo avanti. Adesso faccio veramente veloce, ragazzi. Se non trovo una carta super figa tra le prime, tipo questa. Cannone ghiera. Ah, no, l'abbiamo già visto. 3 minuti. 3 minuti solo. Cocco e bomba. Lui è niente. E abbiamo un'altra rara. Pensate, non me l'aspettavo. Però vedete... Non so perché, guardate, vedete, è leggermente piegata. Di solito quelle piegate sono triple rare. Questa è una presa per il culo che non mi piace. Eh no. Ma che sfiga, in 20 pacchetti non riesco a trovare una cazzo di triple rare. Allora, ancora lo spirito, lei, questo e un'altra rara, ammazza. Però sembra figo. Chimara, mago, drago, demoniaco. Non sembra affatto male, regà. Andiamo avanti. Ti prego, voglio... Facciamo così. Se proprio non mi vogliono dare una triple rare, almeno datemi una cazzo di speciale. Niente, niente. Cos'è? Idol. Ci sono le idol, ragazzi. Lui è una triple rare. Oh, l'ho chiamata, regà. Guardate che bella che è. È bellissima sta triple rare. Lei è troppo figa. No, niente, sto scherzando. No, è bellissima. Poi c'ha un effetto troppo forte che ancora non l'ho letto, ma già me lo immagino. Perché comunque le triple rare l'effetto è buono al 99%. Vorrei provare veramente una speciale, ma perché non ce l'ho? Cioè, non ho una super speciale o come cazzo si chiama. Niente. E una? Un'altra triple rare, raga. Leone calore, questo è un leone in calore, cioè guardate, bellissima, oh. È un 10.000, è un livello 3, non male affatto. Andiamo avanti. Ok, adesso abbiamo evocatore diabolico, niente, cosa strano, il ciclope, l'uomo che fissa la verità e una rara, si chiama Cioppie il fantasmino, bellino lui, il fantasmino, carino, andiamo avanti. Mi è rimasto, ragazzi, 3 buste, anzi adesso facciamo così, ragazzi, ve lo dico subito, apriamo una busta e la mettiamo lì, ancora non la giriamo, apriamo anche la seconda e l'ultima ce la teniamo per la fine. E vedete, le ultime 2 carte sono quelle speciali, le spostiamo. Questa qui è piegata, quindi mi ispira troppo. Prendiamo intanto queste e le giriamo.
Niente, 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 niente e niente. Ok, ma potevo immaginarmelo. Le due speciali, guardate, guardate veramente la piega, guardate la seconda cazzipiega. Giriamo e una triple rear. No, vabbè, è devastante, spirito trapassato, guardate. Cioè, rendetevi conto, non si vede benissimo perché c'è anche il riflesso. Comunque, è bellissima. È veramente bellissima. Regà. E via! Via, non sono uscito, via! Vaffanculo, è una rara. Cioè, guardate la differenza, ogni sta sul cazzo. Guardate. Cioè, una è tipo super piegata. Sono piegate molto tutte e due. Però questa qui è tipo super piegata, piegata e alla fine è una rara del cazzo che già ho trovato. Invece questa è una triple rail fighissima. Allora, triple rail qui e rara là. Ultimo pacchetto. Ah, non vi ho fatto vedere il pacchetto, raga. Comunque, se volete è questo, si chiama Salto dell'Anima Drago. Io ve lo consiglio, comunque non costa un cazzo, cioè, costa un cazzo, costa 2,50€, sono 5 carte dentro. Quindi fate conto la differenza con quelle di One Piece, sì, di One Piece, mo, con quelle di Yu-Gi-Oh! Qui non c'è niente piegato, quindi paura che non ci sia niente di buono. Bello questo! Ah no, è quello di prima. Ok, ancora lo scheletro spadaccino e una doppia rara che è un 9000, non è male, si chiama Kirira Ragazza Maga. Sai che non mi dispiace? Carina anche questa. Abbiamo trovato solamente due rare, due super doppie rare. Allora, adesso vi faccio vedere. Vabbè, queste sono tutte le comuni che abbiamo trovato, regà. Cioè, guardate che cavolo di malloppo. Poi abbiamo trovato, adesso ve le faccio vedere perché ne metto in ordine, questo lo sposto qui perché è un doppione. Abbiamo trovato il nostro fantasmino, abbiamo trovato questo che comunque è figo, questa libellula strana, questa ragazza bellina, il nostro barbone, loro che ne abbiamo trovati due, pensate che fortuna, tutti e due super rari, cioè sì, magari, tutti e due rari. Questo che si chiama drago alato, lo scimmione, la ragazza, un bel drago, quindi devo ammettere che è bello. Il nostro, devo leggerlo perché non me lo ricordo, Detrata Tiranno, una cosa del genere. Lei mi piace veramente tantissimo. Maga Losanga, Losanga, anche lui non è male. E questo brillante, bello, devo dire che abbiamo trovato tantissime, guardate. Cioè, in ogni pacchetto praticamente c'erano solamente le rare. Abbiamo trovato due super rare, il nostro cavaliere di Pegasus e la maga, mago, maga, è una femmina. E abbiamo trovato bensì tre triple rare, che devo ammettere non mi dispiacciono nessuna delle tre perché sono belle. Lei poi è splendida, anche il lupo, questo secondo me è forte, ma loro due di disegni, cioè di art, sono splendidi. E niente, ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, un bel pollice in su, commentate qui sotto, lo sapete, lo spazio ci esembre e bella a tutti.